Buongiorno e benvenuti alla corsa della Bora Ecomarathon 42 km. Quest'anno la partenza non sarà proprio da Piazza Unità d'Italia, accanto Piazza Cavana, che è una piccola piazza subito nelle vicinanze per questioni di sicurezza, però forse ancora più bella perché si percorrono tutti i vecchi vicoli della città vecchia per inerpicarsi fino al colle di San Giusto, girare attorno al castello e poi scendere verso la pista ciclabile. Si imbocca quindi dopo circa 1,5 km già la pista ciclabile, che parte appunto da questo punto qui, dalla piazza San Giacomo, dal campo San Giacomo, e percorre circa 10 km fino all'altopiano. È una pista che nel primo tratto avrete subito ristoro al quinto chilometro di acqua, e nel primo tratto è asfalto, e poi nel secondo tratto inizia a essere sterrato, ma uno sterrato molto veloce, molto agevole, che possiamo comunque vedere anche nelle immagini riportate sul sito web. Ecco, qui vedete la parte iniziale asfaltata, e poi qui avete. Si intravedete dietro lo sterrato, quindi questo è la parte iniziale. Proseguite avanti per la ciclabile. Ad un certo punto abbandonerete la ciclabile per prendere la strada asfaltata, che ovviamente sarà chiusa al traffico, e vedete qui abbiamo circa 500 metri dove la linea viola incontra la linea blu di strada asfaltata molto molto ripida. Nel profilo altimetrico è quello che voi vedete, ecco qui, questa salitella ripida. Comunque è asfaltata, quindi non è che sia un tratto scosceso. Da qui si imbocca un sentiero un po' più stretto e il percorso si congiunge a quello della 57 e 80 km. Abbiamo un tratto piuttosto lungo, sempre con ristori liquidi fino ogni 5 km, circa 6 km, sempre vista mare, fino ad arrivare al ristoro obelisco, al ristoro solido, il primo ristoro solido che lo troviamo più o meno al 21° km. Eccolo qui. Si prosegue, il percorso è sempre molto agevole, molto bello, molto panoramico. Avete qui delle immagini, questo è il sentiero subito dopo l'asfalto, che ha una vista incredibile sulla Valosandra. Qui abbiamo sempre l'inizio della ciclabile nel centro urbano e qui abbiamo il tratto subito dopo il 21° km, in questa strada larga, comoda, vista mare, molto bello. Proseguiamo. Allora, qui c'è da tenere un po', insomma, tenere gli occhi aperti relativamente perché ci saranno dei cartelli molto grandi che dopo il ristoro di Contovello, che noi qui lo vediamo indicato anche nell'altimetria circa il 26° km, 27° km. C'è un cartello che divide il percorso 42-32 da un lato e 21-57 dall'altro. Il percorso della 42 e della 32 è molto più veloce, molto agevole, passa su strade più larghe. Il percorso delle altre gare è un po' più lungo e un po' più panoramico. Quindi voi seguite, mi raccomando, il percorso della 42 e della 32. A meno che non vogliate fare i turisti, farvi un po' più di chilometri, no, più, saranno un paio di chilometri in più, però fare il percorso dell'altra gara non è in questo caso proibito, perché state facendo più distanza. E se volete fare più fatica, fatela, però sappiate che il vostro percorso è quello più veloce, è quello più agevole. Poi si congiunge nuovamente con quello della 21 della 57 per arrivare al ristoro, anche questo solido, di Santa Croce. La gara prosegue, tutta vista mare, sempre con
carrarecce, sentieri larghi. Guardate, è molto molto importante capire che non è un percorso difficile. Vedete, anche qui è un sentiero largo, qui abbiamo di nuovo la ciclabile molto comoda. Qui vediamo una foto aerea, vedete, è un percorso immerso nella natura, molto bello, non ha difficoltà tecniche. Prosegue, attenzione, anche qui è un altro bivio, la 57 e la 21 hanno un percorso più frizzante, e infine il bivio finale sulla strada asfaltata prima dell'arrivo, che vi fa evitare il tratto lungo in spiaggia. Voi farete tutto l'asfalto, girerete da su e farete solo un centinaio di metri sulla spiaggia. E nella descrizione del video ci sono i link a tutti i servizi di gara, importante per vedere gli orari delle navette, della prenotazione dei pettorali. Il suggerimento è quello magari di venire a ritirare o a fare un giro il giorno prima, parcheggiare la macchina o in baia sistiana, venire con un amico o con qualcuno, perché c'è la macchina in sistiana, o dentro Porto Piccolo, e poi il giorno dopo, magari se siete a Trieste, prendere la navetta dal centro. Comunque tutte queste indicazioni, e le indicazioni sono indicate nei video delle navette. Grazie e buona gara.